tantissimi applausi, non applausi per Fibra, come dice una famosa canzone, ma applausi per Tamara Valeo. Buongiorno. Grazie. Buongiorno Fabio, buongiorno Lorenzo, buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici. Come state? Bene, bene Tami, grazie mille di essere collegata con noi, grazie, grazie come sempre. Tu come stai? Che invece settimana scorsa non stavi tanto bene. Ci siamo ripresi. Sì, è andata bene, insomma, come tutti in questo periodo, insomma, ci sono dei periodi un po' così, ma si torna tranquilla. E quindi riprendiamo e ripartiamo senza problemi. Ok, allora Come hai fatto una settimana senza teatro? Infatti, ma la domanda è questa, infatti, come hai fatto una settimana senza, soprattutto andare, cioè non sei andata a teatro, non sei potuta andare, immagino. No, sono andata a teatro, proprio sono stata chiusa in casa. Infatti. E vabbè, diciamo che si sopravvive anche se un po' meno bene, diciamo così. Ah, ecco, vedi. Però, sì. Ma in realtà io ho una domanda per voi, perché in questo periodo in cui ero a casa mi sono chiesta, qual è l'ultimo spettacolo che avete visto a teatro? Non mi ricordo come si chiamava, ma al Teatro della Cooperativa, poco prima dell'estate, sì, con due bravissime attrici di cui non mi ricordo il nome dello spettacolo, non mi ricordo le attrici, però era molto bello, devo dire. Vabbè, devo dire. No, ma con una memoria che fa schifo, però era molto bello il Teatro della Cooperativa, sì, con... Adesso lo cerco. Ho lavorato per te questa settimana. Ah, grazie mille. Io tantissimo tempo fa vado spessissimo piccolo, al cinema. Il Piccolo Principe con la seconda media. No, Relier mi sa di. Non mi ricordo dove, sai. Ecco, a posto. Però con la scuola, con le superiori, quindi. È passato un po' di tempo. Diciamo che è passato un po' di tempo. Sì. Vabbè, e adesso io sto cercando di trovare delle cose che magari possano stimolare voi e i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Adesso questa settimana ho pensato a tre attrici, a tre spettacoli che sono un po' legati al tema della prossima settimana, del 25 novembre, della giornata, insomma... diciamo che a me non mi piacciono tanto le giornate a tema, però sicuramente ci sono delle tematiche che soprattutto in questo periodo sono molto forti, diciamo così, e ci sono degli spettacoli che secondo me vanno visti sempre, però in particolare in questo periodo. Se vuoi parto. Vai Tamara, tutto tuo. Allora, domenica... Posso dirti, ho trovato che cosa ho visto. Come faccio a dimenticarmi Lucia Vasini? Come ho fatto a dimenticarmi Lucia Vasini? Visto Mozart 90 in blu, ho visto, ecco cosa avevo visto. Alla cooperativa. Anch'io. Sì. E devo dire che era molto divertente, ma soprattutto puntava anche a un tema che non è molto raccontato, di un'età anche non tanto raccontata in teatro, ma in generale nelle storie, quindi un'età un po' più avanzata, soprattutto per le donne. Ma come ho fatto a dimenticarmi Lucia Vasini? Come ho fatto a dimenticarmi Lucia Vasini? Non succede niente. Dammi, già tanto come mai qui è Radio Casa Nostra. La prima volta che ho visto Lucia Vasini, penso, era il 1992, avevo 12 anni. E siamo andati a vedere una puntata di Sulla Testa, spettacolo di Paolo Rossi, fatto al Teatro Tenda di Baggio, che non esiste più, non è mai più esistito, cioè l'hanno aperto per fare Paolo una stagione. Sì, in un campo dove adesso c'è l'albergo delle pompe funebri, proprio lo stesso lì. E c'era ovviamente Lucia Vasini, nel cast, quindi da lì ci sono innamorato. L'anno scorso, ma quello quando avevi 12 anni, sì. Pensa che so a memoria il monologo che fece quella sera, che dice, inizia per la felicità di ieri, che lo nominerò, in una città angusta, in una soffitta angusta, in una città angusta, come angusta potrebbe essere Milano. Basta. Scusa, prego, adesso il tuo momento, non è il nostro momento. Questo però mi sento un attimo, non è che proprio sono a questo livello, vabbè, però vado lo stesso. Allora, domenica 19 novembre vi consiglio un reading, che però è un'esperienza in realtà. Al Teatro La Barca in via Doggiono, MM2, quindi verde, Sant'Ambrogio, c'è lo spettacolo, appunto questo reading, Leggere Lolita Teheran. Cinzia Spanò è l'autrice di questo reading, è anche in scena, e sarà in scena con Roberta Di Mario, che l'accompagna al piano, ed è appunto la lettura di Leggere Lolita Teheran,
che è un romanzo bellissimo di Azar Nafisi, molto molto attuale in questo momento, e diciamo che è un modo per entrare dentro un altro mondo e assolutamente abbandonarsi alle parole di questo romanzo che Cinzia Spanò porta magistralmente in scena, per entrare dentro la vita di ragazze che in realtà non hanno anche delle piccole libertà, e quando acquistano queste piccole libertà per loro sono degli atti di resistenza e degli atti di consapevolezza per prendere coscienza di sé all'interno di una storia, e sono quelle libertà che noi diamo per scontate. Quindi devo dirti che io l'ho visto martedì in statale, che c'è stato un evento in particolare in statale legato a questo reading, ed è un'esperienza meravigliosa, peraltro accompagnata dalla musica originale di Roberta Di Maio, quindi è un'esperienza unica. La Barca, teatro La Barca, che è un teatro molto piccolo in Sant'Ambrogio, però devo dirti che è un'occasione unica, quindi domenica 19. Poi, e questo è il primo, poi andiamo avanti. Ecco, un'altra attrice meravigliosa che racconta di una storia di violenza, che è uno spettacolo che ha alcuni anni, ma che Valeria Perdonò, che è questa attrice meravigliosa, ha cambiato nel tempo, Amorosi Assassini, mette un po' i brividi l'idea dell'amore insieme alla parola assassini, ma lei riesce a creare questa storia intorno alla vicenda di Francesca Baleani, che è una vicenda vera di Francesca, che è sopravvissuta all'aggressione del suo ex marito, e in questa storia si parla di soprattutto consapevolezza di sé, di non chiudere gli occhi davanti a quello che vediamo, anche se non riguarda direttamente noi. Quindi le storie che vengono raccontate ci spingono a dire: non voltiamoci mai dall'altra parte, perché quello che accade oggi a qualcun altro domani può accadere a noi, anche se siamo preparate, anche se abbiamo tutti gli strumenti per poterci difendere, ma in realtà diciamo così, tutto può accadere. E Valeria Perdonò fa una narrazione profonda, attenta, curatissima, ma anche molto emozionante, attraverso anche l'accompagnamento musicale di un artista che la sostiene e che ti porta dentro questo mondo pieno di violenza, ma anche pieno di speranza per il futuro. E adesso, diciamo, adesso. Lorenzo, mi sa che ce l'ha con te. Sì. Per Lorenzo, oh. Perché non è così facile trovare teatro e cibo insieme, ma in questo caso l'ho trovato, perché un'attrice che io ho conosciuto solo ultimamente, Chiara Claudi, è un'attrice che lavora anche moltissimo con la voce, fa uno spettacolo che si chiama Manuali di sopravvivenza sulla felicità. Attraverso delle canzoni fa un viaggio attraverso il nostro vivere nell'oggi, nel nostro presente, alla ricerca di schegge di felicità. Questo spettacolo sarà al Centro Pertini Il Salice a Legnano. Sì. E si può abbinare allo spettacolo la cena, ma una cena anche molto, diciamo così, con polenta, gorgonzola, cioè, diciamo molto concreta, una cena molto sostanziosa. <che ci sazia. ride> Quindi una cena che sazia la nostra mente e il nostro corpo, e ve lo dico, al Centro Pertini Il Salice di Legnano. Non è a Milano, ma è abbastanza vicino a Milano. Sì. E Chiara Claudi appunto fa questo, il 25 di novembre, mentre, scusatemi, non l'ho detto, ma Amorosi Assassini sarà il 25 e il 26 di novembre a Binario 7 di Monza, che comunque è quale porta. Sì, Tami, è che non me ne vogliono quelli del Binario 7, ma in questo momento Lorenzo non sta più capendo niente, cioè gli hai detto gorgonzola, gli hai detto, cioè, però a me posso dire, piace, è la volta buona che torni a teatro almeno. Sì. 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 No, ma allora io non è che non, allora sai cosa faccio? Faccio un po', comunque sostengo i teatri andando scegliendo spesso i teatri che fanno anche il cinema nel weekend del pomeriggio, okay, piuttosto che multisala, che io detesto. Ah, ok, va bene, dai. Anch'io i multisala li detesto anche, mi cazzano molto di più il cinema teatro, insomma, di tipo il cinemino a Milano. Lo salviamo proprio con il rotto della cuffia, diciamo. Però sincero. No, quello, la sincerità. Ma secondo me troverò uno spettacolo che in questa stagione Lorenzo andrà a vedere. Ma sì, ma magari anche questo, magari anche questo. Allora, ripetiamo bene questo qui che dicevi tu adesso, dammi. Allora, Chiara Guidi sarà, Chiara Claudi sarà al Centro Pertini Il Salice a Legnano
a Legnano, quindi potete trovare poi le informazioni chiamando il centro Pertini, il Sarice a Legnano, con Manuale di sopravvivenza sulla felicità, che è una lezione psicologica cantata, appunto dove tutti noi siamo un po' in attesa di un viaggio che stiamo compiendo, cercando delle schegge di felicità che possano toccarci, sempre con un racconto fatto con grande ironia e con grande voglia di condividere. E c'è la possibilità appunto di fare la cena e poi di seguire lo spettacolo, e si può vedere anche solo lo spettacolo. Però la cena è una cena anche molto appunto legata a un centro sociale, quindi ad una diciamo convivialità comune anche, quindi è un'occasione anche per un'atmosfera diversa rispetto a quelle che magari siamo abituati noi solitamente. Lo sei segnato? Però, chiarissimo, si stava guardando adesso. Ah, sta già controllando, si è già aperto il Google, sta già guardando su internet. Centro sociale Pertini Salice. Ecco, vedi, dai. Brava Tavi, ce l'hai fatta secondo me. Vai, non lo so, però adesso voglio cercare di capire i vostri gusti, così devo cercare il modo di consigliarvi qualcosa di più specifico. Però vabbè, Tami, Tami, posso dirti un'ultima cosa? Tutto quello che piace a te piace anche a me, sappilo, ricordatelo. Posso dire un'ultima fai, cosa? Fai il piacione, la cosa più divertente. Vai, Tami, scusa. No, siccome appunto sono stata a casa in questo periodo, volevo consigliare un libro che a me è piaciuto moltissimo e che mi ha tenuto molto compagnia, che si chiama Libri di primo soccorso per l'anima, sono tre autori bravissimi, anzi due autrici e un autore bravissimo, che sono Carolina Capria, Massimiliano Ferrone e Mariella Martucci. È un libro che consiglia altri libri, è come una biblioteca virtuale che Carolina, Massimiliano e Mariella mettono a disposizione, dove ognuno può trovare conforto di quello che in quel momento sta cercando di superare, quindi situazioni varie, e i libri sono sempre quell'amico che si trova accanto a te e a cui tu puoi sempre affidarti in qualsiasi momento. Hai capito? Ma Tamara, una domanda, ma tu non ti senti mai in colpa? Per quanta intelligenza tutta condensata in una sola persona, cioè quanta cultura, intelligenza, cioè è tutto, daccene un po' anche a noi, cioè adesso non da ridere tutta per te, cioè daccene un po'. No, per esempio, no, guarda che sei proprio fuori strada, perché io sono una cialtrona un po', diciamo così, che è presente in alcuni settori che, vabbè, però cerco di sopperire alle mie mancanze attraverso appunto scrittori, scrittrici, pensatori, pensatrici, filosofi, per cercare di ampliare le mie vedute, ma io sono una cialtrona in fondo. E allora se così è mi voglio fidare di te, ma diciamo che funziona benissimo, allora, cioè, funziona veramente bene. Tamara Malleo, grazie, ricordaci dove possiamo seguirti. Allora, venerdì alle 16.40 fino alle 18, Milanao, canale 191, in streaming su www.mediapason.it/Milanao, o il lunedì alle 23.30 su Antenna 3, canale 11. Grazie Fabio, grazie Lorenzo, buona settimana. Grazie a te, Romano. Grazie Tamara, ci si vede a teatro allora. Grazie mille Tamara Malleo. Ciao.